Amici sportivi, buongiorno e benvenuti allo stadio Pietro Desideri di Fiumicino. Si svolge oggi la nona giornata del campionato regionale di promozione e le immagini di Daniele Marini vi mostreranno l'incontro fra i padroni di casa del Fiumicino e gli ospiti dell'Ostia Antica. Il Fiumicino giocherà in maglia bianca con i pantaloncini rossi, completo del tutto nero invece per l'Ostia Antica. Stanno sfilando adesso le due squadre sotto gli occhi dell'arbitro, che è Panici di Aprilia e che sarà coadiuvato da Raganelli di Roma 1 e Bosco di Roma 2. Andiamo subito a leggere le formazioni che stanno per cominciare la loro fatica. Il Fiumicino schiera Greci fra i pali e poi De Franco, Davi, Benedetti, Spagnolo, Bove, Parini, Gargiulo, Cardone, Pischedda e Trimeliti. In panchina, a disposizione dell'allenatore Marco Ceccarelli, ci sono Pacelli, Camanni, Dauria, Cuomo, Otello, Bornino e Forcina. Risponde invece l'Ostia Antica con Coppetelli, Arabia, Mambrini, Natalizzi, Caruso, Petrungaro, Agolini, Del Giudice, Sesai, Martina ed Alessio Romeo. In panchina, accanto all'allenatore Alberto Cerrai, ci sono Francesco Romeo, Pompei, Capuano, Principe, Geller, Catamuro, Reggiani, Magrelli e Padula. Squadre già pronte su un campo che ha retto bene alle pochissime gocce di pioggia che ci sono state fino a questo momento, anche se l'allerta meteo tiene tutti in apprensione, non soltanto qui a Fiumicino ma in tutto il Lazio. Fiumicino comincerà la partita alla sinistra dei vostri teleschermi, in completo bianco e rosso, quindi maglietta bianca e calzini antica, invece completo nero. Comincia subito con il Fiumicino che parte in avanti, intercetta subito Mambrini, ex Ostiamare, poi giocherella col pallone dall'indietro per il centrale Caruso, tocco lungo per il centravanti Sesai, perde la palla però, giocano quelli del Fiumicino. Fiumicino in avanti con il numero 10 Pischedda, cerca di superare l'avversario diretto, si invola verso il fondo, due su di lui, il tocco dovrebbe essere stato di Arabia che mette in fallo laterale, rimessa con le mani. C'è stato qualche problema all'inizio. Tanto il Fiumicino al limite con Benedetti che spara fuori, però tiro di controbalzo da poco fuori l'area di rigore che è terminato direttamente fuori. Dicevamo, in fase di riscaldamento c'è stato qualche problema per il Fiumicino che ha dovuto mettere adesso in porta il Greci e schierare invece con il numero 12 Pacelli, non al meglio delle condizioni. E poi vediamo adesso che c'è in campo anche il numero 15, quindi dovrebbe essere Cuomo, proprio perché c'è stato un problema con un altro titolare. È in panchina invece Mirko Forcina, il bomber, che in settimana ha dovuto fare i conti con un piccolo infortunio e quindi Marco Ceccarelli oggi lo ha fatto partire qui dalla panchina. Ancora Fiumicino in azione, fischio dell'arbitro, centravanti Carbone dal pallone ad Arabia che si dovrebbe incaricare del tiro, poi lascia la battuta al numero 4 Natalizzi, il quale scruta all'orizzonte, poi fa partire un pallone all'indirizzo di Sesai, contrastato da Spagnolo all'indietro, il pallone esce di piede, il portiere Greci verso il cerchio del centrocampo, salta di testa ancora Caruso, riconquista la palla al Fiumicino, se ne va sul settore di destra con Parini, alza lo sguardo, cambia gioco dalla parte opposta, il colpo di testa di Arabia, adesso quello del centravanti Carbone, insiste ancora il Fiumicino, sempre con Dauria, termina poi a terra il numero 9 del Fiumicino e ci sarà calcio di punizione in favore della squadra di casa. È il capitano Benedetti che va ad incaricarsi della battuta, si porta anche in avanti al limite dell'area Bove, forse per cercare di sfruttare la traiettoria lunga del suo capitano, limite dell'area,
va verso il pallone anche il numero 6 dell'Ostia Antica Pietrungaro per dar manforte al compagno in barriera che fa da riferimento al portiere Coppetelli che sta disponendo il piazzamento. Intanto Natalizzi dispone i suoi al limite dell'area, marcature strette su tutti quelli del Fiumicino, la battuta probabilmente a rientrare a giro direttamente, il numero 10 Pischedda ci prova a colpire il pallone e a metterlo in traiettoria per impensierire Coppetelli, ma non ci riesce, il pallone termina sul fondo, sarà il numero 1 dell'Ostia Antica quindi ad incaricarsi della rimessa dal fondo. Siamo al quarto minuto di questo primo tempo, al desiderio è 0-0 fra Fiumicino ed Ostia Antica. Il portiere Coppetelli invita i suoi ad andare in avanti, tocco lungo oltre la metà campo per Agolini, non riesce a raccogliere però il pallone. Rimessa laterale all'indirizzo di Sesai, marcato stretto da quelli del Fiumicino, un rimpallo, ancora il centravanti dell'Ostia Antica che si invola sulla fascia destra, due su di lui, riesce a superare un avversario, poi fa azione di copertura molto buona, Spagnolo che aspetta che il pallone termini sul fondo e prepara quindi la rimessa dall'area piccola, il numero il portiere Greci. Natalizzi, oltre la metà campo, sulla sinistra, fa sfilare il pallone poi De Franco per il Fiumicino e si prepara la rimessa laterale. Davanti a lui c'è Benedetti pronto a ricevere, pallone invece lungo, quasi oltre la metà campo. Hanno lamello quelli dell'Ostia Antica che ripartono con Del Giudice, lungo verso il capitano Martina, intercettano però quelli del Fiumicino e mettono in fallo laterale, rimessa con le mani per la formazione di Alberto Cerrai con il terzino Mambrini, tocco corto verso Romeo, al limite Del Giudice, rimpalli sulla tre quarti, è il Fiumicino che alla palla con il numero 11 Trimeliti che viene messo a terra e ci sarà adesso calcio di punizione che è il capitano rosso-blu Benedetti che adesso lascia però al compagno di squadra Bove, dalla parte opposta per il centrale Spagnolo, ancora Bove, il rimpallo su Martina, la palla in fallo laterale, il terzino De Franco ha qualcosa da dire al compagno. Ancora Benedetti, spinto leggermente alle spalle, riesce ugualmente a mantenere il pallone in campo, il collaboratore però di Panici dice che la palla è uscita dal terreno di gioco e si riprende quindi con una rimessa laterale per l'Ostia Antica con il terzino Mambrini verso Sesai, due su di lui, non riesce a saltare il numero 9 bianconero, la palla va in fallo laterale, hanno colpito quelli del Fiumicino e quindi la rimessa con le mani è per la formazione dell'Ostia Antica. Ancora con il terzino Mambrini il controllo, insiste adesso Romeo, mette la palla sul fondo, intanto comincia a piovere, è una pioggerella leggera che quindi andrà a bagnare il terreno di gioco rendendolo scivoloso, un paio di sgrulloni ci sono stati nel corso della mattinata ma si sono immediatamente interrotti, speriamo che accada lo stesso anche se il cielo è molto plumbeo. Rinvio per il portiere Greci. Lungo il colpo di testa di Carbone a far proseguire il pallone, non ci riesce, insiste ancora l'Ostia Antica. Pietrungaro, ancora Sesai, Pietrungaro riconquista la palla, cerca di entrare in area, lo fa adesso, poi la battuta direttamente in porta verso Greci che controlla in due tempi e poi invita i suoi ad andare in avanti, la pioggia intanto si fa più intensa, probabilmente andrà a ricevere Bove qui sulla fascia destra, poi Greci preferisce forse la battuta con i piedi, esce leggermente dall'area, gli si fa incontro Sesai, il numero uno del rosso-blu, Carbone fa sfilare per Trimeliti, posizione arretrata, chiama in causa ancora il portiere rosso-blu, che poi fa partire Bove, pressato alle spalle dal capitano ospite Martina, ancora Greci, campanile lunghissimo, controlla poi Pietrungaro, batti e ribatti vicino al cerchio di centrocampo, c'è il fischio dell'arbitro che ha rilevato un fallo su Gargiulo.
Il calcio di punizione battuto da Spagnolo. Battuta lunga sul settore di destra. Cerca di trovare spazio Parini. Lotta contro di lui Mambrini. Il pallone termina sul fondo. E ci sarà adesso il calcio d'angolo per la formazione del Fiumicino. È lo stesso Parini che va a battere con il copione che si ripete, Bove che cerca di conquistare il centro dell'area per sfruttare la sua statura. Traiettoria a mezza altezza, intercettano quelli dell'Ostia Antica, c'è anche un fischio dell'arbitro che ha rivelato qualcosa di non lineare in area e quindi comanda il calcio di punizione per la formazione guidata in panchina da Alberto Cerrai. Caruso lascia la battuta al numero uno Coppetelli che sbracciandosi invita i suoi ad andare in avanti per cercare di sfruttare al meglio questo calcio di rinvio. Il colpo di testa di Benedetti è un po' sbilenco, mette la palla in fallo laterale, la vanno a raccogliere quelli dell'Ostia Antica, in particolare il terzino Mambrini che si incaricherà della battuta con le mani. Indietreggia per trovare il punto giusto della ripartenza Martina, pressato da due del giudice. Ancora un calcio di punizione, questa volta è per la formazione di Marco Ceccarelli. Siamo giunti al decimo minuto di questo primo tempo, il risultato è di 0-0. Benedetti fa filtrare per il terzino De Franco verso il centro per Carbone. Parini, lungo, è vicino alla linea di fondo, riesce a mettere al centro, si libera Carbone, intercettano quelli dell'Ostia Antica e riescono a mettere il pallone fuori dall'area. Sesai va a vuoto su di lui, la marcatura impeccabile di Bove che mette in fallo laterale ed impedisce alla formazione ospite di rendersi pericolosa. Gargiulo. Trimeliti. Tocca corto per Gargiulo, ancora per Carbone, lungo, si libera dai due avversari, è marcato adesso da Caruso, riesce a dare a Parini, pallone sul sinistro, tacco all'indietro per Benedetti, la battuta lunga, intercetta Natalizzi, reclamano il fallo di mano, ma vedete la posizione di Natalizzi che ha messo le braccia proprio assolutamente dietro per intercettare il tiro del suo omologo, il numero 4 Benedetti, capitano del Fiumicino. Prima azione pericolosa con il Fiumicino al tiro e la palla messa in calcio d'angolo. Ancora Parini, Bove, Carbone, Pischedda, tutti pronti a sfruttare il calcio d'angolo. La traiettoria intercettata da quelli dell'Ostia Antica, si mette il pallone sul destro, ancora Benedetti, cede ancora per Parini, il cross dall'altra parte, c'è liberissimo e tenta di la battuta al volo Gargiulo, ancora Gargiulo, controlla il pallone, lo perde poi. Sesai, reclamano il fuorigioco quelli del Fiumicino, ancora Sesai, toccato duro, poi un giocatore dell'Ostia Antica che termina a terra nell'azione di recupero e c'è ammonizione anche per il Fiumicino, il numero 15 Gargiulo. Tutto pronto per riprendere l'ostilità, il Fiumicino in classifica è secondo con 17 punti alle spalle della Luis. L'Ostia Antica è poco sopra la zona play-out a 10 punti insieme all'Atletico Torrenova. È Martina il capitano che si incaricherà della battuta, barriera a 3 per il Fiumicino, da quest'altra parte ci sono Natalizzi, Romeo e il numero 7 Agolini che adesso si mette più vicino alla barriera del Fiumicino. Parte la traiettoria di Martina, lunga direttamente verso la porta ed è il gol dell'Ostia Antica, rimbalzo falso davanti al portiere Greci che si lamenta anche con i compagni e con la barriera, la battuta direttamente in porta del capitano Martina porta a sbloccare il risultato, Fiumicino 0 Ostia Antica 1, il gol di Martina al tredicesimo di questo primo tempo. Evidentemente anche il terreno bagnato non ha agevolato il numero 1 rossoblù che si è visto rimbalzare il pallone davanti e nulla ha potuto contro la traiettoria precisa ma non fortissima
del capitano Martina, che ha sbloccato quindi il risultato. Parte subito il Fiumicino, Benedetti sprona i suoi, il terzino De Franco. Carbone, Parini, tocca duro Caruso, si lamenta anche sonoramente il numero 5 dell'Ostia Antica, sportivamente rialzato dall'avversario che lo ha colpito, ovviamente involontariamente per un intervento di gioco. È proprio Caruso che si incarica della battuta, lungo, salta a vuoto Sesai, rimbalza il pallone su Spagnolo, Sesai poi lascia la battuta al numero 2 De Franco. Verso Parini, riesce a far sfilare il pallone verso il centro, lo raccoglie adesso Carbone per il Fiumicino, supera la metà campo, di fronte a sé un avversario, intervento in copertura di Romeo, recupera la palla poi del giudice per l'Ostia Antica, suggerimento lunghissimo per un compagno che non c'è, quindi la palla va tranquillamente fra le braccia di Greci che ha rinviato, ha fatto ripartire il gioco dei rossoblù con Davì che va adesso a recuperare il pallone per la rimessa laterale, tre quarti offensiva del Fiumicino, si piazzano verso il centro Carbone che va a ricevere adesso, Benedetti si sistema il pallone sul destro, se lo allunga un po' troppo, alla meglio su di lui il capitano ospite Martina che poi si permette anche l'uso di un dribbling, perde il pallone, Benedetti va a servire dall'altra parte un compagno, può ripartire l'Ostia Antica, ancora Sesai anticipato da Spagnolo, riconquistano la palla i giocatori bianconeri, Caruso lungo, il terzino De Franco intelligentemente fa sfilare il pallone in fallo laterale e poi lo va a recuperare per la rimessa con le mani, quarto d'ora di gioco 0-1 per il gol messo a segno due minuti fa da Martina direttamente su calcio di punizione. Benedetti alla meglio su un avversario, non sul secondo che è Mambrini e che mette il pallone in fallo laterale, ancora con le mani il Fiumicino con il terzino De Franco, cerca un compagno, salta Benedetti e prova a servire Parini, il suggerimento non è preciso, il colpo di testa di De Franco, la ribattuta di quelli dell'Ostia Antica nel centro del campo, al cerchio di centrocampo, conquista il pallone Spagnolo, poi lo dà sulla sinistra per Davi, ancora lo scambio fra Gargiulo, Carbone, ancora Gargiulo, intercetta tutto Caruso, poi lineare e raso terra per Sesai, se ne va sulla fascia di destra il numero 7 Agolini, termina poi a terra e l'arbitro va a combinare un altro cartellino giallo al Fiumicino che subisce quindi la sua seconda ammonizione, questa volta è toccato a Trimeliti che ha qualcosa da dire anche, non sappiamo se all'arbitro o all'avversario, giudicando evidentemente eccessivo il provvedimento combinatogli da Panici di Aprile che ripeto sta arbitrando coadiuvato da Raganelli di Roma 1 e Bosco di Roma 2 fino a questo momento, a parte questi due cartellini gialli non tanto da fare per lui visto che la partita è stata abbastanza lineare. Intanto sono due giocatori sul punto di battuta, c'è ancora Martina e poi deve essere il numero 8 del giudice, limite dell'area molto affollata con l'Ostia Antica che ha in avanti Natalizzi, Romeo, si sgancia adesso anche Agolini che va a ricevere in questo momento, prova il colpo di tacco direttamente sul fondo deviato da un giocatore del Fiumicino, ci sarà quindi calcio d'angolo che va a battere il numero 8 del giudice. Ostia Antica che ha preso coraggio dopo il gol e sta esercitando una maggiore supremazia territoriale. Ancora il calcio d'angolo, ancora l'area affollata, marcature come vedete quasi da mischia da rugby e l'arbitro infatti va a dire qualcosa ai giocatori perché evidentemente ha visto qualcosa che era proprio al limite del regolamento. Sesai chiama palla, cerca di sganciarsi, traversone di Gargiulo, intercetta tutto, poi Pischedda, ancora il rimpallo in favore dell'Ostia Antica, il pallone termina però direttamente sul fondo a grandi falcate, lo cerca di andarlo a recuperare Greci, arriva però un'altra sfera da parte della panchina
del Fiumicino, e questo fatto che avrebbe dovuto avvantaggiare in termini di tempo si rivela invece una perdita di qualche secondo. Il rinvio da parte di Greci. Intanto è il bomber Forcina che dalla panchina ha incitato i ragazzi ad una maggiore carica, ad una maggiore determinazione. Mirko Forcina, bomber del girone, con 10 reti, una media paurosa, più di un gol a partita. Oggi costretto a partire dalla panchina proprio perché in settimana ha subito in un amichevole un colpo che gli ha impedito di essere presente dal primo minuto. Intanto seguiamo ancora il match con il Fiumicino. Gargiulo, il colpo di testa di Carbone senza troppe pretese ha sfiorato soltanto la sfera, il centravanti rossoblu. Non ci sono stati problemi per Coppetelli, che si è alzato sotto la traversa, ma soltanto, come dire, per scaldarsi, probabilmente per freddo e l'umidità che stanno arrivando adesso con questa pioggia. Si sistema il pallone sull'area piccola, sull'estremo sinistro dell'area piccola, e va adesso a battere direttamente con il sinistro. Sfiora il pallone Pedrungaro, riparte ancora il Fiumicino, non c'è nessuno però sul settore offensivo di sinistra, va Natalizzi tranquillamente a recuperare la sfera, poi aspetta l'intervento del portiere Coppetelli, cerca di andare a disturbarlo il centravanti Carbone, ma era soltanto una manovra probabilmente per accelerare le operazioni di ripresa del gioco. Agolini si consente, si permette anche un colpo di tacco, se sai, attaccato alle spalle ancora Agolini, Gargiulo e Trimeliti su di lui, il pallone termina in fallo laterale, l'Ostia Antica può soffrire ancora di una rimessa con le mani, è il terzino Arabia, guadagna qualche centimetro facendo terminare il pallone all'indirizzo di Sesai, che però è anticipato. Ci sarà ancora calcio d'angolo che, con tutta tranquillità ovviamente, visto il risultato a favore, il numero 8 dell'Ostia Antica del giudice si accinge a battere. Ancora 4 giocatori dell'Ostia Antica al limite dell'area, si è sganciato dalla difesa anche il numero 5 Caruso, è proprio su di lui, intercetta tutto però Carbone, Caruso va a recuperare con i piedi, poi insiste ancora l'Ostia Antica, il colpo di tacco di Martina pescato però in fuorigioco, parte puntuale il fischio di Panici di Aprilia, riprese le ostilità immediatamente dal Fiumicino che perde palla però Romeo, Gargiulo, ancora Romeo per l'Ostia Antica, Natalizzi cambia gioco sul settore di sinistra per Martina, anticipato da De Franco, pallone verso il corridoio centrale del terreno di gioco, Mambrini va a recuperare su di lui la falcata del capitano Benedetto che intercetta e riesce involontariamente a servire Carbone, sul quale poi si è avventato un avversario che ha avuto la meglio, adesso è Caruso che fa sfilare verso Sesai, ancora Caruso, intercetta Trimeliti, pallone sui piedi di Martina, cambia gioco dalla parte opposta per il numero 7 Agolini, su di lui la marcatura di Davide, va a vuoto il terzino del Fiumicino, c'è fallo laterale per la squadra ospite e sarà probabilmente il terzino Arabia ad andare a battere, si avvicina con una tranquilla falcata al pallone, lo recupera adesso e con le mani lo va a rimettere ancora all'indirizzo di Agolini, su di lui la marcatura del terzino Davi, poi l'Ostia Antica ancora al tiro, c'è una deviazione da parte di un terzino e poi la palla in calcio d'angolo, urla e si sgola Marco Ceccarelli dalla panchina, che dice ai suoi di prestare maggiore attenzione nelle azioni di fase difensiva. Pallone teso, Pischedda riesce a liberare, ancora il Fiumicino, il colpo di testa, poi c'è Parini, su di lui l'intervento duro di Arabia e parte il cartellino giallo anche per il numero 2 dell'Ostia Antica, intervento piuttosto duro, deciso. E intanto Parini ha dato al suo collaboratore l'indicatore del
l'indicazione del giocatore ammonito per tenere, come dire, la contabilità dei cartellini gialli. È il numero 6 Bove che adesso si incarica della battuta. Siamo un metro oltre la linea che delimita il centrocampo, nella metà campo del Fiumicino. Tutti gli altri giocatori rossoblù, ad eccezione del portiere Greci, sono nella metà campo dell'Ostia Antica. Saltano in due, recupera ancora De Franco, su di lui l'attacco del capitano ospite Martina, il raddoppio di marcatura, si libera del pallone e poi mette in fallo laterale Trimeliti, perché a terra c'è un giocatore dell'Ostia Antica, probabilmente colpito, sembravano crampi, no, invece è un dolore muscolare che non lo ha fatto rialzare nel corso dell'azione precedente. A terra c'era Petrungaro, rimessa laterale che è ovviamente in maniera sportiva restituita dal terzino Mambrini al Fiumicino. De Franco verso Bove, su di lui l'azione di disturbo di Sesai, chiama in causa il portiere Greci, la battuta lunga, scivola da questa parte del giudice, riconquista il pallone Petrungaro per l'Ostia Antica, passaggio lungo per Agolini, è troppo lungo però il suggerimento, non c'è la possibilità per il numero 7 dell'Ostia Antica di andare a recuperare il pallone, e allora adesso è Greci che si incarica ancora del... la rimessa dal fondo. Scorrono i minuti, siamo giunti quasi al 25esimo, il risultato è di 0-1 con il gol messo a segno al 13esimo sul calcio di punizione per l'Ostia Antica dal capitano Martini. Natalizzi e Carbone che si invola sulla fascia destra di fronte a sé. Natalizzi prova a convergere, a mettere verso il centro direttamente sul portiere, non c'è possibilità né per Pischedda né per Trimeliti di poter intervenire e quindi l'azione sfuma. Il colpo di testa di De Franco a sventare la minaccia portata dal capitano ospite Martina e la palla in fallo laterale. E c'è un cambio adesso, è il primo cambio della partita. C'è il numero 16 Geller che prende il posto di Petrungaro, evidentemente quel colpo di prima, quell'infortunio di prima che lo ha costretto a stare qualche secondo a terra era più grave del previsto, non può proseguire Petrungaro, lascia spazio quindi al giovane Geller che entra subito in campo, si va a piazzare, la rimessa con le mani per Mambrini, chiede se la posizione sia corretta all'arbitro. Colpo di testa di Gargiuli. Manovra l'Ostia Antica, pallone sulla destra, ancora per il capitano Martina, fa filtrare stretto, si fa restituire il pallone, arriva fino al limite dell'area, hanno la meglio però quelli del Fiumicino con Gargiulo che è l'ultimo tocco e riesce a sventare la minaccia. De Franco, il terzino, ha a che vedere con Mambrini, lo supera, poi fa sfilare il pallone all'indirizzo di Parini che si divincola in maniera caparbia da tutti i suoi marcatori diretti, riesce a far filtrare il pallone all'indirizzo di Pischedda che però poi non lo riesce a raggiungere. È rimasto anche contuso al polso, probabilmente andando a sbattere forse sul sostegno della panchina. E quelli dell'Ostia Antica spiegano la dinamica di quello che è accaduto. Il massaggiatore del Fiumicino si rivela immediatamente a sedere, il gioco intanto è ripreso con Mambrini, Caruso al lato Natalizzi, preferisce invece la battuta lunga verso Agolini, il rinvio non proprio impeccabile di quelli del Fiumicino, si arrabbia qualcuno anche sulla parte, dalla parte del pubblico. Adesso c'è il calcio di punizione in favore del Fiumicino. Fiumicino un po' stordito dopo la marcatura subita. E intanto in panchina Ceccarelli va a discutere con Forcina che evidentemente
stava intervenendo per dare spiegazioni sull'accaduto dell'azione precedente. Prova ad involarsi verso il fondo e a conquistare soprattutto il pallone Sesai, poi il suo tocco sulle gambe dell'avversario fa terminare a terra probabilmente Spagnolo. L'arbitro va subito a sincerarsi delle condizioni del giocatore del Fiumicino, c'è anche vicino al guardaline che era lì a due passi e quindi ha potuto vedere tutto in maniera nitida e chiara. C'è anche l'allenatore Ceccarelli che va a sincerarsi di quanto accaduto. Si rialza il numero 5 del Fiumicino, gli dà una pacca amichevole sulla spalla Sesai. Calcio di punizione che va a battere adesso il giocatore del Fiumicino. Battuta oltre la metà campo, lungo. Gargiulo si invola fra due giocatori. Apre lateralmente per Benedetti, ancora lateralmente per Parini. Si gira, va a recuperare il pallone, la marcatura di Mambrini su di lui. All'indietro per il terzino De Franco, traiettoria centrale bassa. Intercettano quelli dell'Ostia Antica, insiste ancora il Fiumicino. Riconquistano palla agli ospiti con Martina verso il centro. Tocco alle sue spalle di Benedetti. Di Benedetti e l'arbitro estrae immediatamente il cartellino giallo, forse un po' eccessiva la decisione di Benedetti perché è andato a vuoto il capitano del Fiumicino, però senza cattiveria. Intervengono adesso i sanitari dell'Ostia Antica per prestare le cure a Martina. Fiumicino, dicevamo, secondo in classifica con un bottino di 5 vittorie, 2 sconfitte, 2 pareggi e una sconfitta. La sconfitta viene proprio dalla partita di domenica scorsa con l'Atletico Torrenova che in classifica 10 punti proprio come l'Ostia Antica. In effetti il Fiumicino era uscito battuto anche da un altro incontro sul campo, quello con la Pescatori, ma poi per le note irregolarità la partita era stata data vinta alla formazione di Ceccarelli per 3-0 a tavolino e quindi i rossoblù si ritrovano adesso al secondo posto. L'Ostia Antica invece a 10 punti, proprio un punto sopra alla zona play out, e il suo score vanta 3 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte, 15 gol fatti e 14 subiti per la formazione di Cerrai, 13 fatti e 5 subiti invece per quella di Ceccarelli. Intanto si può riprendere con il gioco con Caruso che va a disporre i suoi lontanissimi, Sesai sulla destra, Martina sulla sinistra, verso il centro ci sono Geller e Romeo. La battuta lunga del numero 5 dell'Ostia Antica intercettata dal terzino Davi che ha messo in fallo laterale e poi del giudice che lascia la battuta con le mani al terzino Arabia, lunga verso il centro per Sesai, anticipato ancora da Spagnolo, la battuta diretta del numero 4 Natalizzi, però, no non era Natalizzi, comunque l'Ostia Antica ancora una volta vicina alla battuta pericolosa nei confronti della porta del portiere Greci. Dobbiamo dire che le iniziative più pericolose sono partite proprio dai piedi dei giocatori dell'Ostia Antica. Il Fiumicino si è reso pericoloso soltanto con un tiro di Benedetti intercettato da Natalizzi. Era Gollini che aveva dato vita all'azione precedente. Il gioco riprende con un calcio di punizione per il Fiumicino. Greci, battuta lunga, a cercare Pischedda, pallone in fallo laterale, Davi, lungo per Carbone, verso Parini, intercetta Mambrini, ancora il Fiumicino che insiste con Benedetti. Anticipato però dalla difesa ospite, insiste ancora il Fiumicino e Benedetti che cerca di inseguire letteralmente gli avversari, ancora un contatto con il numero 10 Martina, protestano i sostenitori del Fiumicino dicendo che il capitano ospite ha accentuato troppo la caduta. Intanto Caruso che dalla sua metà campo fa il regista offensivo perché vedete va a piazzare i suoi. Colpo di testa di Romeo è senza
pretese. E intanto vedete la linea difensiva del Fiumicino sta discutendo evidentemente per come organizzarsi al meglio quando arrivano le folate offensive dell'Ostia Antica, molto veloce nelle ripartenze. Pallone a campanile, Benedetti, Gargiulo, riesce a servire Spagnolo, intercettano quelli dell'Ostia Antica, ancora con Del Giudice, all'indietro per Natalizzi, corridoio centrale, Romeo perde il pallone, l'intervento di quelli del Fiumicino, non riesce però a concretizzare la manovra, evidentemente anche da un punto di vista psicologico si fa sentire l'assenza del punto di riferimento Mirko Forcina, 10 gol in 8 partite per lui, considerando che oggi siamo alla nona giornata, una media davvero paurosa. Attenzione, c'è Martina, esce però Greci, agguanta il pallone, De Franco, rasoterra verso Parini, l'apertura per Benedetto è troppo veloce, forse ha deviato la palla il terzino Mambrini, reclamano la rimessa laterale quelli del Fiumicino, interviene l'arbitro poi a calmare gli animi, Benedetti dice l'ha toccata con il piede Mambrini. Continuano le proteste dei giocatori del Fiumicino. Parini. E adesso serpeggia il nervosismo in campo, ovviamente, perché questa decisione non è stata assolutamente condivisa. Si riscalda anche il pubblico. Intervento su Benedetti, giudicato falloso. È il numero 16 Geller che ha messo a terra il capitano del Fiumicino, che si incarica adesso della battuta. Accanto a lui c'è il terzino De Franco. L'arbitro va a contare i passi per indicare precisamente al capitano ospite Martina dove piazzarsi. Barriera 1, quindi con il solo capitano Martina e con il portiere Coppetelli, che evidentemente si sente sicuro delle sue possibilità. Benedetti direttamente in porta, la deviazione di testa ed il gol del pareggio del Fiumicino. Fiumicino al gol con Parini, il calcio di punizione di Benedetti, si sentiva abbastanza sicuro il portiere Coppetelli, la traiettoria era evidentemente ed effettivamente al suo indirizzo, ma sul pallone leggermente arretrato a mezza altezza si è trovato il numero 7 Parini, che ha inzuccato deviando leggermente e spiazzando il portiere avversario, mettendogli la palla alle spalle. 1-1 quindi al 36esimo, al gol di Martina ha fatto seguito il Fiumicino con quello di Parini. 1-1, è tutto da rifare quindi qui al Desideri. Fiumicino 1, Ostia Antica 1, termina adesso a terra un giocatore dell'Ostia Antica, arriva l'arbitro a redarguire probabilmente soltanto verbalmente Spagnolo, intanto è terminato e rimane a terra il giocatore dell'Ostia Antica. Era un Fiumicino che era un po' disorientato dopo il gol dello svantaggio, ha subito le ripartenze dell'Ostia Antica, non è riuscito quasi mai a rendersi pericoloso, in questo frangente con questo calcio di punizione di Benedetti è riuscito poi a trovare la traiettoria e la deviazione giusta, il numero 7 Parini, che ha riequilibrato le sorti dell'incontro, riportando quindi il punteggio sull'1-1. Domenica scorsa, diciamo, il Fiumicino è stato fermato sul 2-0 dall'Atletico Torrenova, che in classifica non è proprio una squadra irresistibile, appaia l'Ostia Antica a 10 punti nella zona che precede di pochissimo la zona play-out. E l'Ostia Antica invece ha vinto per 2-1 in casa all'Aldo Brandini contro il Lariano, prendendo quindi una boccata di ossigeno per la sua classifica. Era Agolini. Che era rimasto a terra, va adesso a rimettersi ai limiti del campo proprio per poter riprendere dopo l'ordine dell'arbitro le regolarmente posizione in campo.
è Martina, attenzione al suo calcio di punizione. La traiettoria lunga direttamente in porta, si alza bene e con grande sicurezza Greci va a prendere il pallone che era indirizzato proprio sotto la traversa, con traiettoria non fortissima però molto precisa. Davi, palla lunga, raso terra, intercettano con Arabia quelli dell'Ostia Antica, poi è del giudice, lungo, rimessa laterale per il Fiumicino con il numero 3 Davi. Del giudice per Romeo, l'intervento in scivolata in fallo laterale e ancora la rimessa con le mani per la formazione di Alberto Ferrai, ancora il terzino Arabia, prova lungo a cercare Sesai verso il centro del giudice, mantiene ancora palla, pressato alle spalle da Gargiulo, si libera della sfera a beneficio di Arabia, poi fa partire Agolini, su di lui l'intervento maestoso del terzino Davi che spazza via per interrompere la trama offensiva della squadra ospite. Ancora Ostia Antica in avanti, Sesai anticipato da Spagnolo, palla in fallo laterale, rimessa con le mani probabilmente ancora del terzino Arabia, è tutta l'Ostia Antica nella metà campo del Fiumicino. Sesai, tocco scorretto alle sue spalle e calcio di punizione per il Fiumicino, c'è stato un fallo di Sesai. Portiere Greci, subito con la rimessa, intercetta del giudice ma mette direttamente in fallo laterale, regalando parecchi metri per la rimessa con le mani al Fiumicino. Lungo, prova Carbone ad arrivare sul pallone, Caruso di prima battuta libera l'area, poi è Martina, toccato duro da De Franco, calcio di punizione, protesta Parini. Protesta anche Benedetti col suo collega capitano Martina. Intanto il calcio di punizione è battuto da Natalizzi. Caruso, lungo per Agolini. Non riesce a saltare il numero 7 del Fiumicino, dell'Ostia Antica, scusate, il Fiumicino, quindi riconquista il pallone con la rimessa laterale che andrà a battere il numero 3 Davi. Siamo verso la fase finale di questo primo tempo, 4 minuti circa alla conclusione di questa prima frazione, con Fiumicino ed Ostia Antica che sono sull'1-1 per i gol messi a segno da Martina prima e da Parini poi. Davi, colpo di testa spinto alle spalle da Sesai, è calcio di punizione per il Fiumicino, dice l'arbitro, ed è Davi, mette verso il centro per Bove, su di lui l'attacco di Romeo, all'indietro verso il portiere, non condividono i sostenitori del Fiumicino che preferivano l'azione offensiva. Intanto Martina mette verso il centro, spazza via il Fiumicino, ancora Sesai verso Romeo, il tiro raso terra, ma dopo che il guardalinea aveva alzato la bandierina per indicare a Panici il fuorigioco, si era liberato il giocatore dell'Ostia Antica, aveva intercettato comunque Greci che si era disteso in tuffo ed aveva parato. Punizione, Natalizzi, Mambrini, su di lui Parini, Romeo attaccato da Trimeliti, terminano a terra i due, e poi è Geller che va sul pallone, ma aveva già fischiato l'arbitro un calcio di punizione a favore del Fiumicino. Prende coraggio adesso la formazione di Ceccarelli dall'altra parte con Davi, lungo ancora un fuorigioco rilevato dall'arbitro. Bove, Parini, lungo per Benedetti, di prima verso il centro, il colpo di testa ed il gol, e il Fiumicino ha raddoppiato soverchiando il risultato. Vanno anche i giocatori della difesa, il portiere Greci, ad abbracciare, dovrebbe essere stato Carbone,
che ha raccolto il traversone di De Benedetti, si è fatto trovare preparato al colpo di testa. Pischedda, dovrebbe essere stato Pischedda, sì. E ha rovesciato il risultato. Fiumicino 2, Ostia Antica 1, una gara che era partita assolutamente in salita per l'11 di Ceccarelli, e adesso Pischedda l'ha completamente rovesciata, si prenderà probabilmente il cartellino giallo, il numero 10 del Fiumicino. Il gol di Pischedda. Oh, 2-1. Ultimi due minuti di gioco di questo primo tempo e poi si andrà al riposo. Fiumicino che è stato capace di sovvertire il risultato. Adesso con tutta calma il portiere Greci va ad effettuare il calcio di rinvio. Grande l'azione di Benedetti, preciso il suo cross e puntuale l'inzuccata di Pischedda che ha messo alle spalle di Coppetelli. Gargiulo alza il pallone per Carbone. De Franco, lungo per Carbone. Se ne va verso il fondo, prova ancora ad andare verso il centro mettendo un pallone che però termina addirittura oltre la recinzione. L'arbitro infatti chiama un'altra sfera sul campo. Troppo lungo il suggerimento del numero 9 del Fiumicino. Sono stati due colpi di testa a consentire al Fiumicino di rovesciare il risultato, che lo vedeva soccombere al 13° per un calcio di punizione di Martina. Adesso il portiere Coppetelli. Rinvio non precisissimo. Colpo di testa di Arabia che mette il pallone indietro. Ha preso coraggio adesso il Fiumicino. Carbone. Palla nuovamente fra le braccia di Coppetelli. 1-0. E poi adesso un gesto di rabbia di Stizza a Sesai che viene ammonito. Anche la panchina del Fiumicino si alza, evidentemente l'intervento, la comitata deve essere stata oltre il limite. Volevano il rosso quelli del Fiumicino, anche il pubblico di Fede Rosso Blu si scalda. Sesai cerca di spiegare a Parini che il gesto è stato istintivo, correndo e aprendo il braccio. Episodio da rivedere per determinare appunto cattiveria o meno da parte del numero 9 dell'Ostia Antica. Da un punto di vista oggettivo dobbiamo dire che il colpo c'è stato, la panchina del Fiumicino si è alzata in blocco perché era proprio lì a due passi. Il numero 9 dell'Ostia Antica però sta spergiurando la non intenzionalità di quello che ha fatto, giustificandola con il fatto che, correndo in avanti a braccia allargate, involontariamente ha colpito l'avversario. Adesso la pioggia diventa più intensa qui al Desideri. Il finale di primo tempo è bagnatissimo. Davi, Carbone, si alza Natalizzi, riconquista la palla il numero 9 del Fiumicino. Trottelella con il pallone, lo cede a Gargiulo, lo scambio con Pischedda, il cross verso il centro, si alza con il braccio e va a Coppetelli a deviare oltre la trasversale, evitando la marcatura avversaria. Parini per Benedetti, ancora Parini, cross verso il centro da sotterra, mette fuori poi l'Ostia Antica, finisce il primo tempo. Fiumicino 2, Ostia Antica 1 è il risultato dopo i primi 45 minuti con la marcatura iniziale di Martina al 13°, al 34°, poi il pareggio del Fiumicino con Parini e poi a 4 minuti dalla fine del primo tempo il gol del 2-1 da parte di Pischedda che ha rovesciato il risultato. Tutti a riposo, Fiumicino 2, Ostia Antica 1.